la lotta alla fame del mondo, io sono nata negli anni in cui la lotta alla fame del mondo erano le pance dei bambini del Biafra, ci sono ancora. Quindi sì, i bimbi si tramandano un po', insomma, queste storie che poi capisci che sono vere, del fatto che manca il mangiare, in alcune parti della terra la gente muore di fame. Però ormai a furia di sentirli, secondo me non riescono più a colpirti e non riescono più a stimolarti nel poter fare qualcosa per aiutare il prossimo. E devo dire che questa per me era un'occasione proprio per toccare con mano quello di cui si parla e quello di cui ho sentito parlare quando ero bimbo. E questo per me sarà un'avventura, sono sicuro, straordinaria dal punto di vista umano. Bello, molto bella questa cosa che hai detto, perché, almeno lo dico forse per quelli della nostra generazione, vi ricordate quando ci dicevano finisci di quello che hai nel piatto perché in Africa i bambini muoiono di fame? Sì, bravo. È vero, ti riferivi a quello? Sì, no, è vero. Ma questa frase ahimè c'è sempre, no? Ci siamo cresciuti. La dico ancora ai miei figli, è la verità. È una frase che mi ha insegnato tanto, per cui... Ti ringrazio di questo insegnamento che poi viene sicuramente anche dalla tua terra, che come la mia è l'Abruzzo, come insomma con delle radici, no? Che ci aiutano sempre a tenere i piedi per terra, quindi penso che questo anche sia importante. E a questo proposito ci tengo anche a dire, come dire, il radicamento della nostra organizzazione in Italia, come diceva appunto Dominic. La personale è una crescita dovuta a delle esperienze che sicuramente mi toccheranno, mi segneranno e mi piaceranno. Grazie. Posso dire una cosa?